Ciao, buongiorno, come state? Aiuto, qua mi casca tutto qua sotto. Come state? Tutto bene? Siamo stati insieme nel nostro martedì mattina, ultima diretta prima della pausa estiva. Eravate tanti anche martedì. Beh, è stata una bella puntata, interessante. Abbiamo un po' ripreso quella che è stata l'ultima diretta di martedì scorso, del martedì precedente, insomma, con Super Falcotech, quando si è parlato di viaggi. E allora siamo tornati a parlare un po' di estate, un po' di viaggi. Intanto, a proposito di estate, guardate qua, avevo passato il brano dei Blues Brothers nel live a Montreux, il primo dopo, insomma, la morte di John Belushi. E in questo album alcuni brani, tra l'altro, non erano stati mai neanche realizzati dal vivo dei Blues Brothers. Questo perché, non chiedetemi perché, ma insomma, questo brano veramente mi portava a parlare di estate, mi dava allegria. Parlando di estate, abbiamo detto anche ci sono tanti luoghi da visitare, molto spesso magari quelli meno significativi, che ci passiamo avanti e diciamo: ah, poi mi fermo, non mi fermo mai, poi in realtà dovremmo fermarci. Così è successo a me, ad esempio. Sono tornata da Salon de Provence, ho realizzato anche un servizio che, insomma, sto montando e che in quest'estate vi proporrò. E poi, tornando indietro, insomma, nel mio viaggetto fino a capo, tornando indietro, ho visto finalmente questa famosa lavanda, anche se solo dall'autostrada, ma questa lavanda che veramente colorava questi prati in cui si alternavano i colori di giallo e verde, e questo viola che spiccava ovunque. Quindi devo dire che è stato veramente un bel viaggio, anche per gli occhi, ma anche per il cuore. Abbiamo parlato di cieli, di costellazioni. Il cielo più bello che ho visto è stato quello in Irlanda, particolare, molti anni fa, dovrei tornarci. Mi dicono il cielo dell'Africa essere molto bello. Voi avete anche confermato queste cose, ma sicuramente anche andare in montagna e avere un cielo stellato, senza, insomma, senza luci, diciamo così, artificiali, sicuramente ci lascia bocca aperta. Poi io non conosco le costellazioni, dovrebbero proprio mettermi una mappa, indicarmi il punto e forse riuscirei a vederle, ma insomma mi affascina, no? Anche la volta celeste. E poi abbiamo parlato di cosa? Beh, abbiamo parlato di tante cose, in particolare anche di naturismo, se vogliamo, no? Tra l'altro, io infatti vi ho detto che avevo visto un servizio realizzato dalle Iene proprio qualche giorno fa, e che vi invito ad andare a vedere, dove si parla di naturismo, anche la bellezza e la differenza del naturismo o dell'esibizionismo. E da lì, insomma, è partita tutta una serie di, diciamo così, argomentazioni e di luoghi per naturisti, non solo all'estero ma anche in Italia, anche perché si diceva che in Italia, insomma, non ci sono tanti posti del genere. Ma voi, devo dire che ne avete tirati fuori parecchio, effettivamente. Come ad esempio, va bene, abbiamo iniziato mega naturista. Vabbè, intanto ci ha detto che il 2 luglio su a Crescentino ci sarà una giornata dedicata al naturismo. Quattro ruote da capanna, ha fatto, insomma, in passato anche dei viaggi, anche se era in moto con la tenda e non col camper. Era andato anche lui in alcune zone naturiste, adesso devo cercarle, ma nel frattempo lui, tra i vari viaggi, consigliava la fioritura di Castelluccio di Norcia tra Marche e Umbria, e dice un'esplosione di colori. Si è parlato poi di Anita, dell'Associazione Naturisti Italiani, a cui io ho detto magari riesco anche a diciamo così, a realizzare anche una intervista, una chiacchierata con loro, da poter postare anche, appunto, magari durante l'estate sul canale. E poi Eugenio invece è tornato un po' a parlare di costellazioni e insomma, dirmi di vedere Venere e Giove, che sono le più facili da trovare, ma anche di farmi magari spiegare dove si trova Ofiuco, che è una costellazione tra Scorpione e Sagittario e che ha una storia molto, molto particolare. Tra l'altro, non è stata neanche considerata. È uno che è nato a fine novembre, dovrebbe far parte di questa costellazione. Dopodiché, cosa abbiamo parlato?
insomma, andando alla ricerca di tutto quello che abbiamo parlato, Davide è appena tornato dall'Australia, è andato insomma, a trovare dei parenti e quindi adesso andrà sul fiume Sura a prendere il sole e in modo tutto naturale, quindi anche lui insomma, inizierà a vivere la sua estate in modo naturale. Mega Naturista dice vivere il naturismo in modo turistico è un'esperienza molto interessante a livello culturale. In Croazia lui dice esserci dei luoghi indimenticabili. Anche Quattro Rotte una Capanna era stato in Croazia nel 2001 in un camper naturista, bellissima esperienza. Quindi devo dire che la maggior parte insomma, ha avuto una bella esperienza. Alan ci dice che lui non pratica naturismo, ma sa che c'è uno a Torre del Lago in Versilia, un altro luogo naturista. Ce n'è uno a Calescope, provincia di Bologna, sugli Appennini tosco-emiliani, un camping immerso nel verde, anche lì Quattro Ruote una Capanna c'era andato, ma il camper dice mi è arrivato nel 2013, io lì c'ero andata nel 2001 con la moto e la tenda, ma va bene lo stesso, l'importante è viaggiare. In Corsica, vicino a Bastia, c'è un altro bellissimo campeggio per naturisti, ma in realtà adesso non mi ricordo più chi, ma aveva detto che in Africa ci sono anche due grandi eventi dedicati proprio al naturismo. E poi Mega Naturista ancora sottolineato in Croazia il camping Solaris a Porek. Quindi se, cioè veramente avete raccontato di più di tutto di più. Super Falco che era di nuovo in giro, lui sempre in giro, andava alla tonnara, andava al mare e quindi anche questo ci fa un po' di invidia per il caldo perché lui può pucciarsi al fresco. Poi a Vallallosesia c'è un altro luogo sempre per naturisti e poi siamo arrivati finalmente perché io ho detto ma come nessuno mi dà sto menù, non è possibile. Siamo arrivati anche al menù di Mega Naturista che ci ha detto cucinare per combattere il caldo, visto che ho detto che faccio caldo e che io non ho neanche tanta fame, un'insalata con acciughe, tonno, uova sodo, olivetta giascara, tematizzate al peperoncino, origano e ravanelli, cioè veramente un'insalata una mista che ci può piacere assolutamente. E che in qualche modo alla fine veramente ci regala un po' di sollievo anche dal punto di vista, diciamo così, mangerecce, goderecce. Questo è un po' quello che ci siamo raccontati nell'ultima puntata delle nostre dirette del martedì. Ci sarà la pausa, come dicevamo, no? Della vacanza. Una pausa che durerà per luglio-agosto, ma vi ho promesso che in questa pausa comunque sia racconteremo un po' di viaggi che ho fatto e che farò. E quindi cercherò di tenervi comunque compagnia col sorriso e insomma cercare di dare come sempre spunti per poter visitare e viaggiare con noi, va bene? E nel frattempo cercherò anche di realizzare magari un'intervista con l'associazione Anita, visto che molto spesso si parla di naturismo, di viaggi e quindi mettiamo insieme le cose, anche perché sono le cose che insomma vi interessano e che a me fa piacere insomma poter cercare di raccontare, va bene? Con questo io vi bacio, vi abbraccio, vi auguro veramente una buona estate e che sia serena. Questo è l'importante. Ci rivediamo con le dirette dopo la pausa estiva, ma non scordatevi di me perché io ci sarò sempre, anche in quest'estate. E se vi va, potete venirmi a trovare anche sul canale Patreon, Simona, non solo radio, oppure scrivermi che questa volta incrociamo le dita, libero dovrebbe funzionare. imcalib1@libero.it. Prometto, prometto, adesso un po' più di tempo, forse, non lo so, e quindi vi risponderò. Un bacio, ciao, alla prossima. Ciao!